Ciao a tutti, oggi prepareremo la treccia di pan brioche al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è 2 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono latte, lievito di birra fresco, zucchero, farina di tipo Manitoba, farina di tipo 00, olio extravergine d'oliva, uova, sale, cioccolato, granella di zucchero e aroma di brioche o di arance. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per un minuto a 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo le farine. L'uovo. L'olio. Il sale e l'aroma di brioche o essenza d'arancia. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto. Trasferiamolo in una ciotola unta d'olio, copriamolo con pellicola trasparente o con un canovaccio e lasciamolo lievitare per almeno un'ora. L'impasto è ben lievitato, adesso lo andremo a stendere con un mattarello, formeremo un rettangolo che divideremo in tre parti uguali. Adesso andremo ad aggiungere il cioccolato. Chiudere delicatamente formando dei cilindri. Questo punto diamo la forma della treccia, uniamo i tre cilindri. Adesso spennelleremo la superficie della treccia con un tuorlo e un pochino di latte. Spargiamo con granella di zucchero. Adesso posizioneremo la treccia su una teglia e la lasceremo lievitare per altri 30 minuti. Trascorsi il tempo, adesso la inforneremo a forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa. Treccia di pan brioche al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.